Vediamo subito con il senatore Filippo Bubbico qual è il programma del Partito Democratico per il rilancio della provincia di Matera. Beh, bisogna dire che la provincia di Matera sta lavorando bene come istituzione ed è importante che i comuni possano partecipare allo sforzo che viene prodotto in un momento di grave difficoltà per gli enti locali, perché i tagli indiscriminati che gli enti locali hanno subito in questi anni di fatto impediscono ai comuni di poter garantire quelle attività fondamentali per la vita civile delle proprie comunità. E allora che cosa si può fare? Innanzitutto si può mettere in campo un progetto in grado di meglio valorizzare l'impiego delle risorse e di utilizzare gli strumenti dei risparmi non per ridurre i servizi a beneficio dei cittadini, ma inventando una modalità in grado di mettere a valore il complesso delle funzioni pubbliche. Quindi il coordinamento tra i comuni e tra i comuni e la provincia e tutti insieme con la regione può garantire un'attenuazione dei fattori negativi derivanti dai tagli del governo centrale. C'è di più, il federalismo di fatto riduce i trasferimenti per i comuni e i comuni più deboli avranno meno risorse. Una politica in grado di aprire nuove prospettive di operatività per gli enti locali può attenuare quegli impatti negativi. Quindi il nostro impegno è teso a promuovere una nuova modalità per condividere uno sforzo collettivo in grado di affrontare le grandi emergenze, e l'emergenza più grande è quella di natura occupazionale. Ecco, a questo punto, senatore, parliamo di quattro priorità della provincia di Matera. Abbiamo parlato di infrastrutture, rilancio dell'attività lavorativa, turismo e agroalimentare. Sono quattro punti cardine per il rilancio dell'economia in Basilicata e della forza occupazionale? Beh, noi dobbiamo ripartire da un consolidato, da un patrimonio che si è accumulato nel corso degli anni, anche se nel corso degli anni non ha prodotto nuove opportunità di lavoro. E mi riferisco all'esperienza, alla cultura industriale, alle capacità espresse dai lavoratori nella Val Basento e, per quel che riguarda i settori, diciamo, di più recente avvio, ma fortemente in crisi, mi riferisco al distretto del mobile imbottito. Bisogna partire dal consolidamento e dal rilancio di quelle attività, e in Val Basento è possibile catturare l'attenzione di grandi aziende nazionali, perché insieme al tessuto di piccole e medie imprese della nostra provincia possano aprire una nuova stagione di sviluppo economico e di crescita occupazionale. Per quanto riguarda poi il distretto del mobile imbottito, è necessario evitare che quelle esperienze, quelle risorse imprenditoriali possano andare disperse, e quindi bisogna non solo resistere ma rilanciare. Fatto questo, possiamo guardare, come stiamo facendo con convinzione, ai settori più innovativi dello sviluppo economico, il turismo prima di tutto, e oggi vediamo come la combinazione delle potenzialità espresse dalla città di Matera con quelle espresse dal litorale ionico, quindi dal Metapontino, possano consentire non solo a questa provincia ma all'intera regione Basilicata di riguadagnare un ruolo di primo piano nel mercato turistico nazionale ed internazionale. Per questo è importante avere in campo sindaci bravi, dinamici, amministrazioni comunali consapevoli
e per questo il Partito Democratico si è speso e si spenderà.